un brutto quarto d'ora. Una tempesta di acqua e grandine che ha colpito San Benedetto e specialmente Grottammare, che non vedeva un evento del genere dall'8 agosto 2004, quando una tromba d'aria colpì la parte nord della città. Differentemente da 13 anni fa, tutta la città è coinvolta in un bianco 25 luglio, con le spiagge coperte di chicchi di grandine grandi come noci, che danno un paesaggio simile invernale ad una costa carica di variopinti ombrelloni. Immagini che hanno fatto il giro dei social e anche il giro d'Italia, come potete vedere nelle immagini trasmesse nel TG2 delle 20:30. Dopo questo quarto d'ora terribile, molti grottammaresi hanno fatto la conta dei danni. Numerose le auto danneggiate e gli allagamenti. In alcuni casi l'acqua è arrivata anche ai primi piani delle abitazioni, come in questo condominio di via Toscanini. 5 ore dopo la grandinata, con le nostre telecamere abbiamo fatto un giro per il centro di Grottammare. Ci troviamo in via Ballestra. Guardate le serrande di questo condominio nei pressi del sottopasso ferroviario. Sembra uno scenario di guerra. Invece è la forza della grandine che è riuscita a danneggiare le stesse. Il sottopasso è stato chiuso al traffico e si è presentato in queste condizioni. Superato il sottopasso, siamo entrati sul lungomare in direzione nord. Danni agli stabilimenti balneari e alle pinete. Queste immagini si riferiscono ad un pino caduto sul campo nord del circolo tennis Beretti. Tecnici al lavoro per rimuovere i rami pericolanti e diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel territorio. Inoltre, diversi sono stati i cumuli di grandine rimossi dalla protezione civile locale, che ha lavorato alacremente nel rimuovere i rami e le foglie presenti in tutte le strade cittadine.